adesso a una connessione. Tanto Giulio sta... Ah, si sta facendo il pasto premissione, vabbè, mi sembra giusto. Perché io sono partito secco, senza niente, così lui invece la riprofessionisti. Diteci dal sulla chat se ho ancora problemi con lo streaming. Noi da qua, per noi dovrebbe funzionare tutto. Teoricamente. Speriamo anche per voi. Speriamo anche per voi, no? Teoricamente dovrebbe funzionare tutto. Cambio impostazione? Ah, Giulio ha solo preparato la... apparecchiato la tavola. Colpo Giulio di scena proprio. Quindi rimani così e fai. Non ho parole. Gran colpo di scena. E anche preso la missione, ha preso solo... preparato tutto. Vorrei giocare, puoi preparare tutto. Ingorgo di Gendrom. Vediamo, fammi vedere il... che stile ha scelto, si può vedere all'interfaccia? No, cioè sulla demo lo vedevamo dall'interfaccia. Cioè ha scritto proprio dove stava. No, però se stava interfaccia non so dico. Però vuoi streamare? Sì, sì, vieni, certo, vieni. Vuoi entrare pure te? Vai, entra te, vieni anche. Eccoci qui. Eccoci, Giulio, io dopo una sonora e l'auto mangiata qui all'Icon. La mia è in fase di preparazione. Sì, ottimo, ottimo. Stiamo filmando Fabrizio Fortuna, una conoscenza in Interton carissima per chi segue il sito sin dagli albori. E volevo salutare tutte quante le persone che sono nella chat, tra cui sicuramente, vabbè, tutti, cioè Elf, ciao Elf, ciao Vampiro, ciao tutti quanti quelli che posso vedere al momento che hanno postato. E la missione che sta intraprendendo Fabrizio ovviamente, come avete potuto vedere, è il Gendrom, quindi un mostro non troppo grande, sicuramente leggermente fastidioso, che zompetta un po', senz'altro più sereno e gioioso del Cepodrom, che è stata una scelta un po' da suicidio, però era una key quest, quindi take one for the team proprio, una di quelle così. Ecco il Gendrom, che insomma un po' questo look da sauro, un po' Rex, con i suoi piccoli pupilli al seguito. Classico filmato del Gendrom. Sì, non è cambiato molto. Questa zona riminescente di 4 ultimi, quindi nulla di nuovo perché ha già affrontato svariati numerosissimi mostri in queste zone, più o meno di ogni tipo, quindi sempre deserto, anche la necessità di utilizzare bevande. Ecco uno degli attacchi tipici del Gendrom rispetto agli altri drone, che ovviamente la paralisi per terra. Poi va questo schianto mentre sei paralizzato che lo fa sempre poi. Sì, e Fabrizio utilizza sempre anche lui lo stile aero, quindi comincerà a zompettare allegramente in giro per l'arena. Questa zona molto particolare, molto interessante, specialmente con lo stile aero, perché effettivamente avendo molti punti di salto può essere utile per zompare sopra il mostro e per adottare anche tecniche di strategia di attacco dall'alto e... Ho ben capito, diciamo il doppio salto, no? Sì. Lo puoi fare solo nei pressi del mostro? Lo puoi fare sicuramente nei pressi del mostro, ma dipende più che altro dalla grandezza, cioè ci sono dei hitbox che devi andare a prendere, e quindi più è grande il mostro, tra l'altro è fatto, puoi prenderlo da vicino. Sul Gendrom certamente non è facilissimo, però per male ti riesce abbastanza. Diciamo lo stile aereo col Gendrom, ma non è proprio ideale, però si può ugualmente portare a termine la missione. Questa era sempre la seconda volta che gioca a Monster Hunter Generations dopo la demo, che ha avuto a fare solo il gran account o 4. Gendrom, vogliamo un'altra cane per conoscenza, che ha affrontato Monster Hunter un po' più lungo, sicuramente ricorda. Insieme a tutti gli altri giorni
caratterizzano ogni zona, da quelle innevate a quelle più paludose. Ancora la cosa. Un po' riesce a salvarsi. No, ha un'altra paralisi, deve essere una fonda tumbo allucinante. Potrebbe arrivare il primo svenimento, attenzione. Non è che. Non l'hanno fatto muovere praticamente. Quando hai dei minions così fastidiosi, cioè dover a che fare con situazioni di questo tipo. Il Gendrum insieme al Gran Jaggi e pochissimi altri mostri che tengono vicino a delle piccole versioni di se stessi, sono un po' dei mini me che aiutano ad andare avanti. Fabrizio potrebbe essere impossibile adottare la tecnica vado a letto e torno a combattere, ritirata strategica, credo sì che vedremo bella. Potrebbe aver già esaurito gli strumenti di cura, se non sbaglio. O non l'ha preso, non lo so, non ho visto se all'inizio l'ha preso. Già esaurito. Sicuramente questa arma non aiuta. Ah no, a prenderli li ha presi, ne so, perché comunque ha usato la bevanda fresca, quindi. Questa un'altra è una cosa che andremo sicuramente a fare per le prossime missioni sarà attivare il gatto come compagno per le missioni di nuovo, che effettivamente un single player un po' una mano te la danno. Sì, magari una cura ogni tanto, soprattutto io, ai primi livelli non danno un enorme supporto, ma in quelle due o tre occasioni possono fare un po' la differenza a volte. Già così tanto distraggono il mostro da te, cioè quella è una cosa fondamentale. Cercano di curarti, da qualche parte al riparo e prendersi loro qualche danno. Eccolo, trovato subito. Pitturato come strategia di base, se ti vogliono. Da manuale la palla pittura, insomma. Monster Hunter 101, palla pittura e via. Niente, la paralisi del genere è veramente frustrante. È velocissimo, non me lo ricordavo così veloce quando andava in raid. Si rompe definitivamente le palle. Quello è il salto dello stellare. Sì. Che arma vedi lì, spadone? Io sì, nasco spadonaro, morirò spadonaro. E andrò avanti con sì, lo spadone. Sempre e comunque. In realtà è stata effettivamente la, a parte spada e scudo nel titolo di Monster Hunter, è stata la prima arma che effettivamente ho iniziato a utilizzare. E quindi diciamo mi ci sono trovato subito molto 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 bene. È un'arma un po' all-round. Ci fai un po' di tutto, non eccelli nulla particolarmente, non è quella con il massimo di danno, non è quella che rompe meglio, non è quella che taglia di più. Il pericentro però ti permette di effettivamente andare a affrontare qualsiasi tipo di mostro senza particolarità, che permette la parata, che non è una cosa da poco, non ce ne ha. Quale di la spada lunga, tanto per parlarne. E quindi sì, poi per l'ampiezza, per i danni. Spadone velenoso più che altro. Velenoso. Spadone velenoso quasi. Soprattutto in 4 Ultimate col Camillos. È stata una grande conquista riuscire a trovare tutte le parti. E vedere che il mostro si avvelena subito in un team dove non c'è nessuno che avvelena è una gran bella soddisfazione. Sai che sono state le tue spadate a infliggere tutti quei colpi che hanno portato il mostro ad essere avvelenato. Poi il veleno è uno di quei elementi che si adatta sostanzialmente a tutti, tutti meno come resistenza, e quindi è senza dubbio una di quelle scelte di cui non ti pensi sostanzialmente mai. Paga sul lungo periodo nel momento in cui comunque ti trovi magari a dover scappare un po' o comunque aiutare in varie situazioni. È chiaro che portare armi più sofisticate legate a ogni singolo mostro è chiaramente la strategia migliore, ma per un'ottica generale la veleno è sicuramente la cosa migliore.
Zerba, oppure abbassato il livello del massimo. Manco lo Zerba. Ancora. La tattica di andarsi a riposare a letto ancora. Ancora sta pagando. Stavo discutendo con uno degli antres romani che è Moreno. L'entità delle missioni che abbiamo dovuto un attimino ricalibrare per una difficoltà più accessibile a tutti quanti gli iscritti. Siamo partiti alla grandissima con delle missioni G, dimostrano 3-4 ultimi anche del nostro torneo. Partivamo con due Tezukabra come base per passare poi successivamente a un Tigrex delle missioni USJ fino ad arrivare al meraviglioso fantasmagorico, quanto mai più scimmiesco, Rajang, che ti tira i sassi addosso perché se sei brutto ti tirano le pietre e c'è stata un'ecatombe talmente diffusa e generalizzata che dopo il primo paio d'ore abbiamo deciso di ricalibrare un attimo e portare come missione, siamo scesi da G-Tank all'A-Tank e portare quindi le missioni come prima lo Zampros, sempre USJ, lo Zampros gigante che in alcune zone diventa talmente palla e gigante che non puoi stare dentro la zona e quando si gonfia e spara palle d'acqua in giro. La seconda invece si tratta di una missione sempre abbastanza tosta, ma per esempio io preferisco particolarmente perché utilizzando l'arma del Camilios, la natura del Camilios, quindi il senta il ghiaccio, adoro il pusciata d'oro, e mi fa un baffo con un vento più due e io vado lì sotto e lo meno tantissimo. Invece lo odiavo. Vedi, sono momenti di sensore dell'armatura. Lo odiavo proprio. E quindi seconda missione pusciata d'oro, terza missione, puntando effettivamente un po' più in alto con quel pizzico di nostalgia perché manchi dei saldi, cioè il Rathalos argentato che rappresenta un po' forse Monster Hunter nella sua essenza granitica, insomma Radian e Rathalos sono lì a rappresentare un po' una serie che resta uguale cambiando molto. Quindi abbiamo saputo che qualcuno lo Zampros l'ha sicuramente fatto, con dei tempi anche piuttosto buoni, staremo a vedere se gli altri cominceranno a cadere e a capitolare uno dopo l'altro, insomma sicuramente il più ambito era dello Stargentato, che però ricordiamo è veramente tosto perché il torneo si svolge nudi, senza armatura, che è una di quelle cose che fa parte sicuramente della volerdia, però le botte si sentono tutte, il one shot è assicurato con entrambi. Armi invece? Armi standard? Armi, qualsiasi arma possono utilizzare, anche G con la conseguenza di utilizzare un'arma G con un mostro di tank, quindi lato punti vita, punti salute del mostro aiuta notevolmente, e tranne adesso ho fatto eccezione per le armature consunte slash bosco eterno, insomma perché dipendono molto dalla randomicità, non si sa bene quello che si trova, che possono effettivamente rappresentare un'arma esponenzialmente più forte rispetto ad altre che ovviamente a cui non tutti hanno accesso per una serie di motivi legati anche al proprio inizio di lavorare del gioco, delle armi vorrei mai avere nella sfera del bad luck Monster Hunter, ti conviene resettare il gioco e ricominciare da capo, tu puoi avere delle armi un po' più forti di quelle che si possono trovare con questo. E qua era anche un po' il problema degli amuleti, no? Esattamente, hai degli amuleti che non puoi provare proprio. Esattamente, la situazione è la stessa e quindi per levare questi amuleti là studiamo queste armi. Una precauzione, un po' di rispetto per chi ha bisogno di avviare il gioco magari la mattina piuttosto che il pomeriggio, insomma. È una di quelle cose un po' inspiegabili di Monster Hunter, però gente sfortunata. Aspettiamo le guide apposta per capire a che ora dobbiamo svegliarci la mattina della volta. Intanto il Gendrom continua a infierire, però Fabrizio se la sta cavando con un po' di tattica e un paio di pronti soccorso oculatamente distribuiti, ha cominciato a prenderci un po' più di mano. Cioè, con Monster Hunter poi funziona anche un po' più, cioè, all'inizio sei un po' più arrugginito, poi piano piano inizi un po' a prenderci la mano. Diciamo che
poi comunque se vieni comunque dalle altre saghe che hai giocato comunque pian piano riesci sempre abituarti un po' di posti nuovi, insomma. Sì, sì. Poi c'è perché il famoso punto di svolta, insomma, in cui ti senti un po' più confidente nell'affrontare il mostro comincia a essere un po' meno forte e reattivo negli attacchi, quindi la catena alimentare si svolge dall'altro lato e il mostro comincia a subire un po' di più, sempre che ne comincia a zoppicare, quindi zoppicare. Siamo arrivati verso la fine di questo genere. Diciamo comunque andando avanti nel gioco, comunque inizia a usare un po' di più le abilità, riesce un po' di più a gestirle, insomma, riesce a trovare anche un po' un tuo stile di gioco, no? Durante il gioco, quella è una cosa fondamentale, perché poi è alla base, secondo me, di Monster a diventare esperto con un'arma e poi continuare con quell'arma. Sì, anche se generalmente magari un'arma di riserva, una seconda arma, bisogna sempre averla, perché soprattutto per alcuni tipi di arma alcune combinazioni sono decisamente più efficaci perché magari più spinte verso un mostro piuttosto che un altro. Ti stavamo dicendo anche prima, secondo me ci sono degli stili aereo, ombra, agenda, offensivo che sono più portati verso alcuni mostri rispetto per altri. Come hai detto te prima, con lo stile aereo, un mostro chiaramente molto grande è molto più facilitato lo stile aereo rispetto magari come può essere quello ombra, non lo so. Per esempio con i mostri leggeri e piccoli magari lo stile ombra può essere molto comodo per delle spade ottime e trovare quel punto per colpire in maniera decisa e netta una volta sola, o anche per esempio con i mostri che fanno molto danno su attacchi singoli. Sì. E in quel caso lo stile ombra è effettivamente una scelta giusta, insomma, quella sturata al momento giusto che ti permette di fare un colpo caricato molto più potente rispetto agli altri, insomma. Per esempio il Guild ovviamente rappresenta un po' le skill per tutti, e invece il terzo, quello un po' più d'assalto, può essere effettivamente utilizzato magari per mostri magari di media stazza, un punto medio di riuscire avendo sostanzialmente molto tempo cazzo degli altri, perché questo stile è quello che veniva chiamato nell'inglese striker, nel Lord of the Rings, la localizzazione italiana, con tre hunting guards può effettivamente aprire tutto un mondo di possibilità per i cacciatori, insomma, possono iniziare attacchi caricati. Sì, che poi ho visto la schivata elusiva praticamente ce l'hanno tutti quanti gli stili, penso, no? Tra delle anti-ingazz, dico, in generale. Sì, ma lo stile ombra è... Ce l'ha di base e soprattutto credo poi comunque in generale ci sia un coefficiente determinante sui danni più efficaci, insomma, altrimenti verrebbe meno la distinzione stilistica, insomma. Quindi diciamo che con lo stile ombra noi vorremmo anche creare delle build senza l'utilizzo della schivata, senza l'abilità della schivata. Beh sì, chiaramente sì, tutto questo va per tutta una serie di possibilità. Cioè ogni stile, noi te puoi creare una build sempre diversa praticamente per ogni stile. Sì, a seconda di quello che ti serve, chiaramente diventa, se da una parte diventa più specializzante, dall'altra può diventare anche un po' più, non di appiattimento, però ti può aiutare a spalmare meglio tutta una serie di abilità e setup, insomma, perché è chiaro che appunto come dicevi uno stile ombra beneficia moltissimo delle modalità schivate, però se voglio essere ancora più specializzato metto una schivata ancora più forte in modo da essere ancora più efficace, avere ancora più possibilità per schivare e andare a sé. Viceversa magari in uno stile aereo privilegerò magari un'abilità come il vento, perché magari saltando continuamente se appunto il nostro punto sciala possa avere una serie di difficoltà in più, insomma. Un po' così, questa l'audio che è un po' appena si stabilizza, no?
Questo Gendroma che zoppica da una vita. Sì. Quindi però è proprio lì lì per morire. Per abbandonare questo mondo. Compatito dai suoi piccoli gemelli. E darci i suoi piccoli materiali. Sì. Piccoli ma utili materiali. Sì, vediamo anche magari di riuscire a confezionare un'armatura magari alla fine di questa missione, recuperando qualche soldo qua e là. Eccoci. Se magari vado a verificare di là se è possibile migliorare un po' la gear, insomma tutto quanto l'armatura, il set è sicuramente l'arma un pochettino migliore un po' affatto. Affrontando chiaramente missioni in successione è più complicato recuperare tutti i materiali, però vedremo di avere un po' più cose fattibile, magari una bella custom mix, un po' di armi prese qua in giro, qua e là. Anche però, l'inchino. Niente, l'audio non si può rimettere. Così, una cosa di scorta a sfregio per gli altri. Vado a controllare lo stato della missione e viaggio. E eccoci ragazzi, adesso stanno cambiando cacciatore. Vediamo cosa ci offre Nintendon. Sì. Comunque devo dire, salutiamo tutti intanto, cogliamo l'occasione per salutare tutti i nostri spettatori. Vediamo, sicuramente farà un cambio di equip, immagino. Il volume è stato disabilitato, proviamo a mettere il volume di gioco anche un po' più basso. Vediamo se... No. No, niente ragazzi, il volume ancora dà problemi, non riesce a sfancula pesantemente. Quindi rimaniamo per ora un pochettino senza, vediamo se torna normale. Vediamo che cambio di equip ci propongono. Io sono curioso di vedere il falcione insetto con uno stile aereo, sinceramente. Sarebbe. Dopo chiederò se me lo possono far vedere per vedere che differenza, se è veramente. Se ha un senso utilizzarlo oppure è proprio inutile. Vediamo che passano a. All'elmo da cacciatore. Corta la stile del set del cacciatore. Vediamo se cambia in equip. Sì, sì, l'ho visto. Vediamo intanto che Giulio prepara la via per la prossima missione. Vediamo. Addirittura vendere l'equip. Forse deve comprare qualcosa de nuovo e non gli bastavano i soldi. Ok, vediamo. Hunter, ok. Eccoci, siamo quasi pronti, li vedo che stanno finendo i preparativi. Vediamo che switch effetteranno, se li effetteranno, eh. Cambio di stile. La bistecca ben cotta, che sempre può tornare utile. Ok, impari in fretta. Hai imparato una nuova arte di caccia? Ah, capito, scelta. Si passa su. Momento critico. Ti permette di fare i critici col tempismo giusto. Rotazione Sakura 1, vediamo se ci fanno vedere, no. È rimasto su schiva assoluta. Ok, perfetto.